E salve a tutti ragazzi, bentornati su questo nuovo video di Farming Simulator 19. Allora, in questo video vi faccio vedere una farm che ho creato io da zero. Quindi vi faccio vedere tutto quanto. Quindi partiamo già subito dall'entrata della farm. Infatti l'entrata la devo ancora completare, anzi devo completare un po' di cose. Diciamo che la farm non è ancora finita. Quindi allora entriamo su questo grande piazzale. Infatti vedete ci sono un po' di mezzi in giro. Ho già iniziato a lavorare anche sui terreni, quindi sono già partito bene anche con i terreni. Allora, qua abbiamo il nostro capanno. Allora, qua abbiamo esattamente un rimorchio attaccato a John Deere, che sono andato a tagliare qualche campo, ho detto non, di cosa mi serve ancora, lo tengo attaccato. Qui abbiamo esattamente un Yonhand con la fresa attaccata, per caso servisse, almeno ce l'ho già pronta. Poi abbiamo un Fendt. Comunque ragazzi, io ho una mod che tu agganci gli attrezzi, che è manual, che si chiama Manual Attack. La trovate su Modab. Penso che la trovate anche sui siti esterni, però la trovate su Modab tranquillamente. Bene, continuiamo il giro. Qua abbiamo un altro Gnoland, una botte spade di Kwame Bossini. Qua abbiamo un Fendt. Qua abbiamo un Ford, che il Ford lo trovate su Modab, non su siti esterni, anche quello lo trovate su siti esterni, però lo trovate tranquillamente su Modab. Qua abbiamo il nostro Gnoland, che questo l'ho trovato su siti esterni, ma c'è anche su Modab, quindi lo cercate senza problemi. E niente, che questo qua viene utilizzato spesso per la razione mista alle vacche, per carro miscelatore, tutto quanto. E qua abbiamo altri mezzi, abbiamo un rimorchio della Bossini 3 assi, qua un tricciastocchi di mais, così macina esattamente gli stocchi. Qua abbiamo un rotolone che è quello bagato, qua abbiamo un class, qua abbiamo esattamente una trebbia class e qua abbiamo il silo king per fare la razione mista alle vacche. Qua abbiamo ABCS, qua abbiamo il trattorino per tagliare l'erba qua a casa. E qua abbiamo l'espiatore, sperato servizio, manco ogo. Bene, continuiamo il giro. Qua abbiamo esattamente i maiali che devo ancora acquistare, che ho appena posizionato la stalla, quindi questo è l'angolo nuovo della farm. E qua infatti devo ancora sistemare anche il pavimento, cioè mettere il cemento qua, quindi devo sistemare tutto. E più avanti abbiamo una stalla delle pecore. Continuiamo su questo lato qui, poi andiamo a vedere sull'altro lato della farm. Qui abbiamo esattamente la stalla delle pecore, come potete vedere, che devo ancora acquistare, devo ancora sistemare del tutto bene, devo mettere tutto quanto il cemento qua. E qua abbiamo esattamente il pollaio, che devo ancora acquistare le galline, ma sicuramente dopo fare tanti ore ogni volta di avanti con il rimorchio a vendere ogni volta. Bene, andiamo sul secondo lato della farm. Qua abbiamo una stalla grande delle vacche, quindi seconda stalla abbiamo. Qua abbiamo due trincee per l'insilato delle vacche, anzi ne abbiamo due, ok? Due trincee belle grandi, in modo che il silato ce ne sta a manetta, perché le trincee vanno proprio full full. Qua abbiamo un'altra stalla delle vacche, che ho appena acquistato delle vacche, e devo ancora dargli tutto, fieno, paglia, erba, e fare razione mista, quindi devo fare ancora tutto. E niente, qua abbiamo un muletto se servisse per spostare i bancali o qualsiasi cosa. Almeno ce l'abbiamo, e di qua abbiamo l'entrata per andare a caricare la botte con i liquami, che questa è la mod che la trovate sempre su Modab o anche su siti esterni. Infatti vedete bella piena, voi venite qua con la botte, caricate il liquame e siete a posto. Molto bene, continuiamo su questi, vediamo cosa c'è su questi due capannoni qua. Allora, qua non c'è niente ancora, invece qua, anche qua non c'è niente, non ho acquistato tanta roba. E qua abbiamo degli attrezzi, abbiamo una dischiera, come volete chiamarla, esattamente io la chiamo dischiera. Qua abbiamo uno spade di letame Bossini, quello che sparge di lato, non quello che sparge dietro. Qua abbiamo una mega seminatrice per seminare frumento, orzo, avena, colza. E qua abbiamo un arato che, se per caso servisse l'aratura, almeno abbiamo l'arato. Bene ragazzi, comunque la farm la devo ancora sistemare bene, anzi la devo anche decorare abbastanza bene. E quindi fatemi sapere se, anzi qua abbiamo un fend qua in mezzo che dopo metto a posto. Comunque ragazzi, come dicevo prima, infatti devo sistemare anche la recinzione, infatti vedete,
devo metterla abbastanza precisamente perché qua l'ho fatta male e devo sistemare anche l'entrata, devo fare un po' di decorazioni e quant'altro. E il cemento l'ho scelto questo, spero che la farm vi piace perché ci ho messo tanto tanto tempo a creare, ho detto perché non faccio un video. Bene ragazzi, spero che questo video è tutto, mi raccomando lasciate un bel mi piace, sicuramente farò altri video così vi faccio vedere le modifiche che ho fatto alla farm sicuramente, quindi ragazzi mi raccomando lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale e ciao a tutti, alla prossima, ciao ciao!